Hai capito che padre coraggioso che c'hai? Del resto bastava guardare il sangue. Il mio A positivo, serie A, gruppo A, il meglio, il suo zero. Era scritto nel destino, io leone, lui coniglio. Ah sì? Allora, digli di quella volta che per paura del prelievo hai tolto gli aghi a tutte le siringhe. Ho tolto gli aghi alle siringhe, ma tu stavi per svenire per un'iniezione. E beh, il panico causato da un'iniezione è una reazione psicologica incontrollabile. Ah, vero? Panico incontrollabile, l'iniezione la stavano facendo a me. Mamma, non litigare coi dottori, eh? Riposati, mettiti a dormire. Ah, devi finire la partita a scopa con l'infermiere. Va bene, va bene. Sì, va bene. Oh, sì, ti chiamo dopo. Ma te voglio bene, eh? Pure Enzo ti vuole bene. E pure Silvana, tutti. Tutti ti vogliamo bene. Ciao, ma. Ciao. Ma come va? E come va? Va benissimo, starà vincendo. Mamma, scopetta, non la batte nessuno, eh? Sì, beh, dice che il dolore è diminuito. Però io voglio parlare di persona con i medici. Domani mattina parto e vado a Roma. Certo che è pazzesco, eh? Uno entra in ospedale con un dolorino e scopre che gli devono trapiantare un rene. Meno male che Agostina è una donna forte. Forte, un carro armato. Ah, frate, ti ricordi quella volta che andò all'ospedale che si era tagliata un dito, no? E allora strappò dalle mani del dottore acqua e filo e disse: mi cucio da sola. Sì, sì, fa, perché mamma gli disse: sa, io è una vita che ricamo, lei invece c'ha ste manone. Non me fido, donne come mamma ne fanno più. No, no. E adesso madre piantano! La cosa fondamentale qui è trovare un rene in fretta. Non è che li compri dal tabaccaio sotto casa. Ma che stai scherzando, tesoro? Io per mamma voglio il meglio, voglio un rene col pedigree. Ma non sapete che forse lo posso rimediare io un rene? Perché c'ho un amico che... Ci vuoi stare i tuoi amici, che già mi immagino la trattativa. Oh, guarda che io sto parlando di mia madre, non sto proponendo niente di illegale, eh. Io stavo soltanto parlando di un amico mio che con internet è un mago, lui trova tutto. Ma è vero che la nonna si deve trapiantare un rene? Sì, sì, stai calmo, sì, è vero. Ah, piuttosto, tu che sei del campo, voglio dire, dove si può trovare un rene buono? Oh, di prima mano, costi quello che costi, eh. Nonna, va aiutata. La cosa più semplice, pa, è che o tu o lo zio Enzo doniate un rene alla nonna. Tra consanguini è più probabile la compatibilità. Già, noi siamo... Stupidi non averci pensato, direi... È vero, tesoro, È una svolta! Oh, oh, Marco ci ha dato una notizia meravigliosa, eh? Come no? Però, fra, sai, io stavo a pensare, non è che a sto punto rischiamo noi due, io non lo dico per noi due, perché per noi carità... Noi due daremmo la vita per mamma. Lo so, però metti che quello che le donai il rene durante l'operazione, a sto punto la perdita di un figlio la farebbe morire mamma, no? C'hai ragione, mamma che muore di dolore per colpa mia, io non me lo perdonerei manco da morto. E io lasciarla senza il suo primogenito. E io allora lasciarla senza il figlio che io mantiene, il primogenito. Pa, comunque, queste sono operazioni sicurissime, e poi con un rene solo... Sì, è benissimo. Vabbè, se lo dice lui che del ramo, voglio dire, non ci resta che decidere chi... Sì, però io dico, prima di decidere, no? Ecco, io dico una cosa, adesso sempre per il bene di mamma, anche se sta cosa mi fa un po' schifo, però un bel rene sano, pulito, giovane, ecco, come quello di Marco, anche lui è consanguineo, no? Mamma! Sì, lo faceva per parlare, si pensa, fanno respirare. Ma tu fai una vita tranquilla, sei un padre di famiglia, io invece lo sai, la vita mia è piena di stravizi, no? E insomma, fra, il rene tuo è più sano. Ma come più sano, Enzo mio? Io è una vita che sto seduto lì in macchina a guidare così, c'ho tutto incricato, poi bevo poca acqua, sempre vino. E vuoi mettere tu, alto snello, hai tante sempre di corsa. Ma chi? Sempre di corsa io? Ma quando mai? E quando te corrono appresso i carabinieri, i creditori, la polizia. Vabbè, dai, su... Facciamo vari dispari, testa o croce, dai. Testa o croce, va bene? Testa o croce. Testa o croce, io testa, tu croce, ok? Fai salarme! Ah sì, Agostino aveva esagerato! Niente trapianto, era una colica, ha espulso due calcoli e adesso sta a posto! Siamo sicuri? Da per 500! Prendiamo la bella, bella tesoro mio! Sai che ti dico? Ora che non c'è più bisogno del trapianto, non voglio dire che mi dispiace, però non poter dare il rene mio a mamma, insomma, io ero già pronto. E perché io no? Io già mi sentivo senza un rene. Oh! E non si stava malissimo. Oh, non sia mai, ma dovesse servirvi un rene, una gamba, un polmone, il cuore, io sono pronto, chiedetemi tutto. No, è più giusto che mi sacrifico io, poi del resto con un rene solo si vive benissimo. Io poi sono il primogenito, devo assumermi le mie responsabilità... E poi di mamma ce n'è una sola. Sì, ma qui di teste ce ne sono due. Questa moneta ha due teste, dove l'avete trovata?
C'ho la macchina in doppia fila!